rapiti dai social media. Fürbing. Fürbing, parola di origine anglosassone nata dalla fusione della parola phone, telefono cellulare, e snobbare. Tale nuovo termine sta a definire il comportamento di una persona che usa eccessivamente il cellulare e che snobba o non dedica attenzione al suo interlocutore. Comportamento che a molti dà fastidio perché si sentono ignorati e che sta divenendo fonte di litigi e allontanamento fra amici, coniugi e fidanzati. Il telefono cellulare è sempre presente nelle nostre vite, tanto da aver invaso i nostri spazi. Questo comportamento è causato molto spesso dalla cattiva gestione delle comunicazioni sociali. Abbiamo costantemente il cellulare fra le mani, sempre a controllare chi e cosa si scrive sui vari social network, come Facebook, Instagram, WhatsApp e TikTok. Possiamo dire, senza offendere nessuno, che siamo posseduti dalle nuove tecnologie. L'utilizzo smodato dei social network sta creando dei grandi divari e distanziamenti sociali. Molto spesso l'isolamento è causato da chi crede di essere costantemente aggiornato sugli affari degli altri, su quello che scrivono, sulle foto che pubblicano, non interessandosi affatto di quello che li circonda nella vita reale. L'isolamento del gruppo magari non è interessato a questa nuova forma di comunicazione e ha piacere ad avere un contatto diretto con il proprio interlocutore. Magari prendere un caffè insieme, magari contornato da quattro chiacchiere in amicizia e non spettacolando. Il telefono cellulare è necessario e fondamentale per portare avanti il lavoro e le comunicazioni di azienda con l'ufficio o altro. In questo periodo molto difficile di pandemia, per molte persone è diventato difficile incontrarsi. Il cellulare è stato di grande aiuto perché attualmente quasi tutti i social network danno la possibilità di comunicare anche in video. Bellissimo è scoprire che molti ricoverati nelle sale intensive dell'ospedale sono riusciti a mantenere i contatti con la propria famiglia, proprio grazie al telefono cellulare. Deplorevole invece è scoprire che il telefonino viene utilizzato sempre più per le comunicazioni spesso inutili, come il chiacchiericcio, conoscere nuove persone fuori dal matrimonio, controllare in modo ossessivo il proprio compagno o compagna, oppure ricattare, molestare e stalkerizzare. Dall'invenzione della prima piattaforma social ad ora le denunce entrate in tribunale sono enormemente aumentate.